Oggi qui al McDrive di Surbo c'è un grande evento dove ci sono anche due personaggi, Christian Galella e la fidanzata Tara. Vediamo cosa pensano gli avventori del locale. Andiamo. Ciao, come ti chiami? Simona. Simona, insomma, oggi c'è un bel personaggio qui, Christian Galella, l'hai visto? Sì. Ecco, ti piace? Sì, è un bel ragazzo. Ma ti piace? Sì, ecco. Sì. Hai fatto la foto con lui? No. Come no? No. E quindi non ti piace tanto? Un po'. Senti, ma ti dà fastidio che è fidanzato? No. Va bene, quindi voto a Christian Galella? 8. One way ain't prepared for me. Mad cause the image I don't care to be. Realness, real spit reality. Attitude rude, that's the Philly and I. Need me in the game, I'm the thrill in your life. Breath of fresh air, little boys hang me on they wall. I grow them chest hair. Why you listen to other cats? You got the best head. Come on, try your luck, shorty. I got the rest scared. Bet you anything, you ain't ready and you get left there. Ain't known for front and vouch for my behavior. Same way they get down, I get down for this paper. Ciao, come vi chiamate? Veronica. Giulia. Eccolo, quest'oggi qui al McDrive c'è Christian Galella. Cosa pensate di questo ragazzo? Bellissimo. Troppo bello. Senti, vi crea fastidio che è fidanzato? No. No, però preferivo che stava solo. Siete gelose? No. E della ragazza cosa pensate? Bellissimo. Bene, in questo caso oltre a Christian Galella c'è anche la ragazza che è Tara. Di Christian Galella cosa pensi? Ti piace? Per niente proprio. Sì. La sua ragazza. Ti rifaresti a Christian Galella? No. Non ho fatto neanche la foto. Nemmeno. Se invece la ragazza ti piace? Bella? Abbastanza. Con lei la faresti la foto? Solo la foto. Solo la foto, dai. Solo la foto. È fidanzata. Sì. Ti dà fastidio che è fidanzata? No. Ce ne sono di meglio. Quindi non è che ti piace poi tanto, ma è carina. Una bella ragazza, una bella donna, dai. Ci proveresti con lei? La conquisteresti? Appena si lascia, vediamo. Siamo con? Silvia. Silvia, allora hai visto Christian Galella? Sì, più o meno. Ecco, ti piace? Cosa pensi di lui? Sì, è carino, un bel ragazzo. Come ipotetico fidanzato, ce lo vedresti? Mio? Ma ce l'ha già la fidanzata. Tuo, un ipotetico ragazzo tuo? Che no. Ecco, ti dà fastidio che è fidanzato? No. E la fidanzata ti piace? Sì, è carino. Voto a Christian Galella? 7,5. Cosa pensi di Christian Galella? È bellissimo, mi sono innamorato a prima vista, Marco. Ecco, magari non di lui, ma è la fidanzata? Bellissimo, c'è il doppio senso. Ecco, la fidanzata ti piace? Sì, dai, è carino, è un bel ragazzo. Ecco, magari la corteggeresti? Dai, è una mancanza di rispetto nei confronti di un amico, no, però dai, si può fare lo stesso. Dai. Ma sei geloso che è fidanzata? Molto, Marco. Sai, periodo di crisi anche per me, quindi sì, sono parecchio geloso. Hai fatto la foto con Christian Galella e la fidanzata? No, non ho bisogno, tanto dopo vado, mi bevo una cosa tranquillamente, non c'è bisogno, ci faccio la foto. Niente foto, quindi? No. Andiamo ai fatti, Marco. Allora, siamo con una ragazza che aspetta di fare una foto con Christian Galella, giusto? Sì, sì. Cosa ti aspetti? Cosa si prova a fare una foto con Christian Galella? Vabbè, è sempre un'emozione perché è un idolo, no? Per le ragazze. Ecco, ti piace? Sì. E lo vorresti come fidanzato? Sì. Fidanzato come lui? Famiglia Montaro. Ecco, ti dà fastidio che è fidanzato? No. Sei gelosa? No. Ma lei ti piace? Sì, sì. Bene, quindi voto a Christian Galella. 9. E cosa pensi di Christian Galella? Di Christian Galella. La fidanzata? Meglio la fidanzata. Meglio la fidanzata. Sì, sì. Abbiamo bisogno di ragazze come lei sulla nostra ciurma, sulla nostra nave. Sì, sì, sì. Magari la invitiamo? Sì, sì, naturalmente. Lei la invitiamo sulla nave, lui lo buttiamo in pasto ai coccodrilli e agli squali.
tanto non ci serve sopra. Amici di Fashion One, quest'oggi siamo qui al McDrive di Lecce e ho incontrato due personaggi, uno è Christian Galella e l'altro è Tara, la fidanzata. Come state? Come state? Allora, tutto bene? Ciao a tutti gli amici di Fashion One. Allora, stiamo abbastanza bene, dai, sto meditando, sto pensando di cambiare fidanzata tra poco, vediamo. Però tra poco sveleremo anche delle notizie, perché ho letto poc'anzi proprio tramite internet che c'è una notizia, magari la diamo anche qui, eh. Guarda, io non so come fai a dargli retta tu, perché io ormai non le do retta da mesi, quindi lascialo parlare, tu lascialo parlare che è contento. Allora, voi vi siete conosciuti a Uomini e Donne, giusto? Ecco. Purtroppo quel giorno ci siamo conosciuti. Sì, la devi finire, fai serio. Oh, fa serio, fa serio. Ecco, secondo te come hai fatto a conquistare Christian? Allora, guarda, sinceramente è una domanda un po' strana, nel senso, io ho fatto veramente, cioè, ho trovato difficoltà ad uscire in quel programma, perché piangevo, nervoso, cioè sembra tutto semplice star lì, ma non è semplice. Ecco, allora, adesso visto che c'è la telecamera, piangi un po', dai. No, guarda, ho dato per un anno, sono a posto, no. No, alla fine sono stata me stessa, non ho fatto niente di più, niente di meno. Ovvio che con i suoi modi un po' bruschi mi ha aiutato a tirare fuori un po' di carattere, questo sì. Amici di Fashion One, siamo con Silvestro, amministratore delegato McDonald's Salento. Insomma, nuova struttura qui a Lecce, McDrive e McCafé, un'idea innovativa. Sì, è un'idea innovativa, un qualcosa che qui mancava, nel Salento sicuramente mancava e adesso ce l'abbiamo. È una zona che comunque si arricchisce anche di un'altra struttura che sicuramente non fa che aumentare l'appeal che già questo centro commerciale aveva. Ecco, oggi grande giornata dedicata appunto a questa struttura, no? Perché vedo che ci sono tante cose organizzate per i bambini, ma anche un ospite a sorpresa, Christian Galella, insieme alla fidanzata. Ecco, come sta andando questo evento? Penso molto bene, come potete vedere. Le ragazze sono prese, ragazzi, ognuno cerca di strappare l'autografo e una foto con sia Christian che Tara. Quindi siamo contenti di quello che abbiamo organizzato e cosa abbiamo offerto, insomma, alla nostra clientela. Ci saranno in serbo altri eventi targati McDrive? Sicuramente ce li stiamo riservando, sì, come sorpresa, quindi vi faremo sapere. Perfetto, noi non mancheremo nei prossimi appuntamenti, ma adesso parliamo del McCafé. Ecco, vedo tante, una grande varietà di dolci, parlavamo prima anche con il direttore che ci sono veramente tanti tipi di dolci. Ma a lei quale piace particolarmente? Ma sono tutti buoni, veramente da assaggiare, da provare, quindi invitiamo tutti quanti a venirci a trovare perché veramente ne vale la pena. Ecco, voi siete a Surbo? A Surbo, sì, nel centro commerciale dell'Ipercoop a Surbo. Va bene, insomma, noi facciamo in bocca al lupo per questa grande struttura e naturalmente ci beccheremo prossimamente. Come no, grazie mille, buon divertimento a tutti. Amici di Fashion One, oggi ci troviamo al McDrive e McCafé, siamo a Surbo e sono col direttore Dino Vasco, buonasera. Salve, buonasera. Eccolo Dino, nuova struttura a Lecce targata McDonald's, che differenza c'è tra questa struttura e invece il McDonald's tradizionale? Beh, offriamo il servizio del drive, che comunque è un servizio veramente indispensabile per chi ha tanta fretta e non vuole fare fila e vuole consumare il pasto altrove. E inoltre c'è il McCafé, che è una grande realtà che si sta affermando in tutta Italia. E quanti leccesi ci stanno che non hanno talmente fretta e che si fermano a... È un servizio che funziona, che piace? Sì, stiamo avendo degli ottimi riscontri, sia da parte dei giovani che delle famiglie. Ecco, il giovane porta la ragazza, cosa facciamo? Andiamo a prendere un panino e ce lo mangiamo in macchina, bello. Come si faceva una volta, magari si vedono anche un film all'aperto. Ecco, quella sarebbe una bella idea. Quello ci deve pensare qualcun altro, però non è un servizio che offriamo noi. Senti, quindi siete ubicati dove? Noi siamo nel parco commerciale di Surbo e ci si può vedere perché la nostra insegna è abbastanza alta anche.
Siamo di fronte al cinema The Space, al multisala. Una caratteristica del Mac Drive e Mac Café è appunto il Mac Café, perché è una cosa nuova che, come mi dicevi, da Bari in giù, no, non esiste. Sì, è un nuovo brand della McDonald's, è ideato proprio come un vero e proprio bar con varie torte, dolci, cornetteria fino a tardi. Sottolineo fino a tardi. Ed è una realtà che sta prendendo piede come il drive, man mano che la gente lo conosce se ne innamora. Allora, Mac Café, ma quali sono i dolci particolari che si possono trovare? Le nostre specialità sono le cheesecake, frutti di bosco, cioccolato, selva nera, soufflé al cioccolato, vari tipi di cornetti, soufflé, muffin, cioccolato, caramelle e noci e banana. Abbiamo veramente delle grandi scelte. Senti, di Novasco invece quale preferisci tra questi? A me, io sono goloso, a me piacciono tutti. Domanda. Senti Dino, invece hai fatto la foto con Christian Gallella e la fidanzata? No. Non l'hai fatta? Allora dobbiamo fare subito la foto, prima che se ne vadano. Andiamo. Va bene Dino, ti salutiamo e noi aspettiamo gli amici di Fashion One a raggiungervi qui a Surbo, al Mac Café e Mac Drive, che si trova appunto di fronte al Cinema The Space, giusto? Perfetto. Vi aspetto, in numerosi. Trash, riskless now, cause I made a gang of cash. Life glam still free.